Buongiorno a tutti e bentornati nel mio canale. In questo video vorrei fare un book haul che ho chiamato book haul di mezza estate perché comunque siamo a metà dell'estate e io ho ordinato dei libri perché dovevo fare un regalo di compleanno, quindi ho ordinato dei libri su Amazon e ho pensato di prendere qualcosa anche per me. Quindi questo è il pacco che mi è arrivato e adesso uno a uno vi mostro i libri che ho intenzione di leggere. Il primo che vi faccio vedere è questo, Cuciniere di conventi e abbazie. Questo è un libro molto particolare perché è un libro di cucina in realtà, che contiene all'interno delle ricette di cucina, ma a me è piaciuto tantissimo perché riporta anche, diciamo così, delle storie, comunque delle parti che riguardano il periodo storico del Medioevo. Quindi ci sono anche dei racconti proprio legati a qual era il tipo di vita che si svolgeva nei conventi in questo periodo storico, che cosa accadeva nelle cucine, comunque dei conventi, delle abbazie nel periodo del Medioevo. E quello che ancora di più mi è piaciuto di questo libro, che è un libro illustrato e ha al suo interno delle figure, dei disegni veramente favolosi. Vorrei farvi vedere qualche esempio, tanto per farvi capire. Ecco, è un libro fatto così, in questo modo, spero che lo vediate bene. E ha veramente al suo interno delle bellissime illustrazioni. Vedete? È fatto in questo modo. Quindi è un libro questo che veramente quando l'ho visto subito mi ha fatto innamorare perché a me comunque piacciono i libri che sono un po', diciamo, di stile sull'antico, che hanno delle illustrazioni dentro, che riportano comunque un po' queste cose. Quindi insomma questo è il primo libro che io vi volevo far vedere e che quest'estate, questa mezza estate ormai, ho intenzione comunque di consultare. Anche se comunque non è un romanzo, quindi è un libro più da consultazione, diciamo, però comunque mi piaceva tantissimo. Un altro libro che mi incuriosiva veramente tantissimo è questo, Radio Morte di Gianluca Morozzi. Questo libro mi ha incuriosito veramente subito. Appena io ho letto la recensione del libro, ho detto devo leggerlo. Racconta la storia di una famiglia che è la cosiddetta famiglia perfetta. Si sentono talmente perfetti che scrivono un libro dal titolo La famiglia felice al tempo della crisi. Vengono invitati ad una trasmissione radio per presentare questo libro e per raccontare come si fa ad essere una famiglia perfetta. Quando arrivano in radio gli viene comunicato che non possono tenere il cellulare per evitare di disturbare la trasmissione. E aspettano la loro intervista. Quando l'intervista comincia, le domande si fanno sempre più incalzanti finché a un certo punto si chiudono le porte e la DJ comunicherà che uno dei quattro, perché sono moglie, marito e due figli, uno dei quattro non uscirà vivo da lì e saranno loro a decidere chi dovrà morire. Non potranno fare assolutamente niente per evitare questa cosa, l'unica cosa che potranno fare è ritardare il momento, acquistando tempo in cambio di parole, ed è così che cominceranno ad emergere anche dei segreti che porteranno poi alla luce il fatto che questa famiglia non è così perfetta come sembra. Io su questo libro non so altro, quello che vi posso dire è che veramente non vedo l'ora di leggerlo perché mi incuriosisce tantissimo e farò poi la recensione e vi farò poi sapere che cosa ne penso. Altro libro che ho preso sempre su Amazon è I misteri di Chalk Hill di Suzanne Goga. È la storia di un'istitutrice che dalla Germania si trasferisce in Inghilterra dove ha cercato lavoro, arriva in questa villa dove c'è una bambina della quale lei si dovrà occupare e piano piano si accorge che questa bambina comincia ad avere degli incubi relativi alla madre che è morta un anno prima. Il padre di questa bambina è un uomo molto freddo, molto enigmatico e i domestici assolutamente non possono dire niente riguardo la morte della madre di questa bambina avvenuta un anno prima. I misteri, diciamo, si infittiscono sempre di più, lei si incuriosisce, comincia ad indagare con l'aiuto di un giornalista e verranno fuori degli agghiaccianti segreti, o almeno questo è quello che c'è scritto nella quarta di copertina. Io non so niente di questo libro, non l'ho ancora letto, però diciamo che questa trama mi attira molto, quindi vi farò sapere poi ovviamente anche cosa ne penso di questo libro. Un altro libro che ho comprato è La gemella silenziosa, questo libro,
Non pronuncio l'autore perché sono sicura che lo pronuncerei nel modo sbagliato, quindi evito. Comunque, questo anche è un libro che veramente mi ha colpita perché è la storia di due gemelle che sono assolutamente identiche in tutto e l'unica persona che riesce a distinguerle è la madre. Purtroppo accade che una delle due gemelle muore e dopo un po' di tempo la madre, che continua a chiamare Christy, la gemella diciamo sopravvissuta, a un certo punto si sente dire dalla bambina: "Ma perché continui a chiamarmi Christy? Io sono Lydia, Christy è morta." E quindi la madre è presa e assalita da dubbi di ogni genere perché comincia a pensare di non essere riuscita a riconoscere le sue figlie e soprattutto pensa di aver scambiato la figlia con quella che in realtà è morta, quindi comincia ovviamente a preoccuparsi di questo, comincia ad indagare su questa cosa e poi che cosa verrà fuori non lo so perché non l'ho ancora letto. Però, insomma, diciamo che questa trama mi ispira parecchio. Poi passiamo al prossimo. Ecco, questo è un libro molto diverso invece, non è un romanzo. Si intitola Tutto è in frantumi e danza. Questo in realtà è un libro che ho comprato perché volevo regalarlo al mio compagno, ma sono rimasta molto, diciamo così, incuriosita e attratta da quello che ho letto sulla quarta di copertina e penso proprio che lo leggerò anch'io. Non c'è scritto molto sulla quarta di copertina, non c'è una vera e propria trama, però io vi voglio leggere quello che c'è scritto, che è anche quello che mi ha molto attirata. Ricordi quando vivevi nel migliore dei mondi possibili e non te ne accorgevi neanche? Quando eri certo che il futuro sarebbe stato migliore del presente? Quando sapevi che i tuoi figli avrebbero trovato lavoro a 1 chilometro da casa? Quando potevi sognare senza sembrare un illuso? Quando dovevi sforzarti per accorgerti della disoccupazione? Quando il terrorismo sembrava un relitto del passato? Quando il concetto stesso di immigrazione pareva sul punto di perdere significato, perché stavamo per andare a vivere in un mondo unico, in cui le piccole aziende non chiudevano, le banche non fallivano, centinaia di migliaia di persone non perdevano il lavoro e non si moriva affogati pur di arrivare in Italia. Io quando ho letto la quarta di copertina ho pensato: mi incuriosisce, voglio veramente vedere di che cosa parla questo libro. È un libro, diciamo, socio-politico. Io di solito non leggo libri di questo genere, però devo dire che questa volta credo proprio che farò un'eccezione perché davvero, messo così, mi incuriosisce molto, voglio davvero sapere che cosa c'è scritto all'interno di questo libro, quindi leggerò anche questo. Poi andiamo avanti. Altro libro che davvero da tantissimo tempo volevo comprare, poi non mi decidevo mai questa volta, visto che dovevo fare l'ordine su Amazon, mi sono decisa, è Le streghe sono tornate. E questo è un libro che in teoria dovrebbe essere una ricostruzione dei processi alle streghe, ma basato sugli atti reali, sugli atti ufficiali dei processi alle streghe. Dovrebbe contenere all'interno la storia dei vari processi e dovrebbe essere in teoria un qualcosa di molto più realistico e molto più attendibile perché appunto si dovrebbe basare sugli atti ufficiali. Inoltre io così l'ho aperto e ho visto che il primo capitolo parla di Triora e quindi vi segnalo, se non lo avete ancora visto, che io ho fatto un video proprio specifico su Triora in cui vi racconto un po' come mai Triora è considerato il paese delle streghe e perché si è arrivati a pensare che fosse popolato da migliaia di streghe. È una storia molto interessante, quindi magari vi lascio il link in descrizione a questo video. E questo poi è un altro libro che leggerò e vi farò sapere cosa ne penso. Ultimo libro che io voglio leggere, questa volta non l'ho preso su Amazon, lo avevo semplicemente nella libreria, però l'ho unito a questo book haul perché comunque ho intenzione di leggerlo, è Mille splendidi soli. Di questo libro me ne ha parlato mia mamma, me ne ha parlato benissimo, me ne ha parlato come il libro più bello che lei abbia letto e quindi io ho deciso di leggere questo libro. È la storia di due donne che, da quello che ho capito, si incontrano, i loro destini si intrecciano e nasce un'amicizia molto profonda. È ambientato, se non ho capito male, a Kabul,
E queste due donne sono molto diverse una dall'altra. Una è una figlia illegittima che incontra il padre soltanto poche volte durante il mese, quindi non ricordo se una volta alla settimana, comunque poche volte in un mese. Il padre le racconta di questa vita, di questa famiglia che lui fa e che non può assolutamente, e di cui lei non può assolutamente farne parte, proprio perché figlia illegittima e sarebbe veramente uno scandalo. E l'altra donna invece è una donna che ha perso i fratelli al fronte quando aveva solo 2 anni, il cui unico amico è un bambino che è rimasto vittima di un incidente, ha perso una gamba, ma è l'unico che le insegna a difendersi, che le insegna insomma come vivere in quel mondo così difficile e come difendersi ovviamente alla loro età, quindi insomma è tutto rapportato poi all'amicizia di 2 bambini. E queste donne pare che poi si incontrino, in qualche modo il loro destino si intreccia. E anche questo, insomma, è un libro che mi incuriosisce, mia madre me ne ha parlato veramente benissimo, quindi, insomma, leggerò anche questo libro. Ok, ragazzi, siamo arrivati all'ultimo libro di questo mio book haul di mezza estate. Fatemi sapere nei commenti se avete letto qualcuno di questi libri, se insomma se vi sono piaciuti, cosa ne pensate e se ce n'è magari qualcun altro che mi consigliate, che considerate un bel libro per l'estate, ma non necessariamente per l'estate, insomma, anche per l'autunno, per l'inverno, per la primavera. Insomma, se ci sono libri che voi considerate dei buoni libri, consigliatemi, a me fa molto piacere. Vi do appuntamento al prossimo video, vi mando un enorme abbraccio, buona serata a tutti ragazzi, a presto!